No, è a voto segreto, è a voto segreto, è a voto segreto. Per gli italiani, per il resto dell'Italia, legge elettorale proporzionale, senza coalizioni, con le quote di genere. In Trentino Alto Adige, maggioritario, con le coalizioni e senza quote di genere. L'esatto opposto. Ditemi se questa è Italia, perché se non è Italia ed è Austria, applichiamo il metodo elettorale austriaco. Io non posso pensare che applicare la legge elettorale che stiamo discutendo oggi a tutto il territorio italiano possa fare saltare l'accordo sulla stessa legge elettorale. La Camera approva. Oggi il Movimento 5 Stelle ha dimostrato cosa vale la loro parola. Nulla! Non è solo il Movimento 5 Stelle! Io condanno i franchi tiratori in quest'aula! Lei non può nascondere che oggi la sconfitta politica è la sua, è la vostra, del Partito Democratico. Io non escludo che il Movimento 5 Stelle avesse in animo di farvi uno scherzo o di profittare di uno scherzo possibile. Ma oggi lo scherzo ve lo siete fatti da soli, vi siete autoscherzati. Partito Democratico conta 300 parlamentari, colleghi, in quest'aula, che a causa di un accordo fatto con una forza localistica vuole bloccare tutto. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Questa responsabilità ve la assumerete nei confronti degli italiani e del Presidente della Repubblica, è vostra! C'è qualcuno che ha voluto approfittare di questa circostanza per cercare di mandare a monte l'accordo, e questo qualcuno sta nei banchi della sinistra e del PD. E le parla un gruppo che è ferocemente contrario a questa legge. L'emendamento cadeva su una questione marginale, cioè l'assegnazione dei seggi in Trentino. E allora che succede? Sulla base dell'assegnazione dei seggi in Trentino, i grandi padri costituenti, Rosato, Brunetta, decidono che ora si sospende e ora si chiude? C'è stato un intervento da parte del collega Fraccaro che ha rivendicato e ha chiesto, detto, esplicitato che il voto favorevole sul suo emendamento, sull'emendamento del suo gruppo, non avrebbe dovuto e potuto pregiudicare l'accordo, e non c'è stata una sola persona dai banchi del Partito Democratico che abbia risposto dicendo no, se passa questo emendamento salta l'accordo. C'è stata una regia, e la regia sta nel Partito Democratico. Per noi è incomprensibile il motivo per cui in questo momento venga chiesta una sospensione e magari un ritorno della legge in commissione. Non ha alcun senso, perché è stato esclusivamente votato un emendamento che applica la legge elettorale a tutta la nazione, anche al Trentino Alto Adige. Ma di che cosa stiamo parlando? Voi vi rendete conto che state ammazzando una legge elettorale che per la prima volta dava la rappresentazione al paese di qualche cosa di condiviso? Lo state facendo per un feudo di 11 seggi del Trentino, che a cui volevate non dare regole democratiche. Noi, Presidente, con i traditori, con i vigliacchi e con gli irresponsabili non avremo mai, e ripeto mai, nulla che spartire. Finalmente Mario Orfeo è diventato direttore generale della RAI. Io volevo ringraziare tutti coloro che l'hanno nominato, perché finalmente possiamo avere un'informazione libera, trasparente, indipendente, così come è stato il TG1 in questi anni. Oggi abbiamo dibattuto sul futuro dell'informazione ed è emersa una questione molto importante, che l'utente e il sistema per sopravvivere ha bisogno di qualità delle notizie che troviamo in rete. Però come fornire questa qualità? E oggi è questo il dibattito, dando responsabilità alle piattaforme, che potrebbero reagire con una preventiva censura per non incorrere in rischi. Dare priorità alla qualità significa remunerare chi genera l'informazione. E allora come gestire i sistemi di monetizzazione dell'informazione? Oggi c'è un dibattito tra editori e piattaforme online sulla spartizione, sull'utilizzo
delle informazioni che vengono generate dai giornalisti piuttosto che dal semplice utente. Questi sono temi all'ordine del giorno che il Parlamento europeo stiamo cercando di affrontare per trovare un giusto equilibrio. Sono due assegni perché il secondo, quello di 68.000 euro, è la restituzione dei nostri stipendi del semestre da settembre 2016 a febbraio 2017, quindi diciamo è quello più aggiornato e c'è una novità. Questa parte resterà a disposizione delle piccole e medie imprese liguri, mentre l'altro versamento era rivolto al Fondo Nazionale sempre per le piccole e medie imprese. Quindi da oggi la Liguria, gli imprenditori liguri possono contare su un altro tipo di supporto economico e questo sarà anche per i futuri versamenti. Esatto, e invece l'assegno della prima parte comprendeva due diverse destinazioni. Una era quella per il microcredito nazionale, sempre per le piccole e medie imprese. E poi c'è una tranche invece di 30.000 euro che... Un'altra tranche era stata destinata proprio per i terremotati attraverso l'impegno del Comune di Torino, dall'amministrazione Appendino, e quindi eravamo subito intervenuti perché l'emergenza era troppo importante e avevamo bisogno di dare un contributo concreto. 68.982,25 euro che noi diamo al fondo della regione per le piccole e medie imprese liguri. Non è vero che oggi chi inquina paga. Ci sono troppe falle, astrattezze, scorciatoie nelle norme europee. Qualche esempio? Gli ecoreati non colpiscono chi inquina l'aria, né vengono tutelate le vittime dell'inquinamento elettromagnetico. Bisogna intervenire, altrimenti i furbetti continueranno a farla franca, danneggiando l'ambiente e compromettendo la salute dei cittadini. Il Movimento 5 Stelle sta lavorando per migliorare la direttiva europea sulla responsabilità ambientale. Serve il contributo di tutti per rafforzare la lotta agli ecoreati che purtroppo vengono commessi ovunque. Aiutateci a riscrivere questa direttiva, mandateci le vostre proposte, inviateci le vostre segnalazioni sul portale Rousseau. Siamo qui alla Corte dei Conti e abbiamo appena consegnato l'ennesimo esposto da parte di tutti i portavoce eletti della Regione Campania. Siamo qui perché pensiamo che nel piano regionale rifiuti la sua mancata attuazione abbia creato probabilmente un danno erariale, ma è questo che ci deve dire il procuratore, è questo che ci dovrà dire la Corte dei Conti. Dobbiamo innanzitutto premettere che l'Italia sta pagando attualmente una multa per la cattiva gestione dei rifiuti in Campania pari a circa 120.000 euro giornalieri. Perché dico questo? Perché proprio a fronte dell'emergenza dei rifiuti in Campania fu approvato, redatto e approvato il piano regionale dei rifiuti nel 2010 che prevedeva la realizzazione di 11 impianti di compostaggio. Ebbene, a distanza di anni non è dato sapere di questi 11 impianti di compostaggio quanti ne sono stati effettivamente realizzati, quanti attivi e quanto è stato speso per ogni singolo impianto. Questo perché nel nuovo aggiornamento di questo piano sono previsti ulteriori impianti. La domanda quindi sorge spontanea: come mai c'è necessità di ulteriori impianti se, e quindi di nuovi sperpero di denaro pubblico, se quelli previsti nel 2010 non sono stati ancora realizzati? Questo esposto nasce da un lavoro svolto dal Movimento 5 Stelle in Parlamento e in Regione, perché in questi 4 anni abbiamo cercato di avere questi dati e diciamo che in maniera anche non tanto velata ci sono stati negati. Dopo aver barrato il simbolo, puoi esprimere una o due preferenze, facendo attenzione ad indicare un uomo e una donna. Qualora si votino due uomini o due donne, la seconda preferenza viene annullata. In aggiunta, traccia un segno sul nome del candidato o della candidata sindaco. Dovrai presentarti con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Se non hai la tessera o l'hai smarrita, puoi richiederla all'ufficio elettorale del comune in cui risiedi. Presidente, con i traditori, con i vigliacchi e con gli irresponsabili non avremo mai, e ripeto mai, nulla che spartire.